Ciao pesci miei, benvenuti sul mio YouTube canale di Talent Style Tarot by che ci do, benvenuti su questa lettura generale per metà settembre 2023. Pesciolino mio, questa è una lettura generale, ti chiedo di non far forzare, se non ti corrisponde, se vuoi una lettura privata con me, trovi tutte le informazioni sul mio info box. Adesso iniziamo, vediamo cosa succede per voi, pesciolino mio, per metà settembre. Ma Lofting, datemi per favore del pesciolino. La forza, il cavaliere di denari, il ragazzo di bastoni, dammi the over energy. Wow, è il 5 di denari sotto il mazzo. The judgment, io lo chiamo il risveglio, il giudicatore, quello che giudica, l'universo che ci giudichiamo noi stessi. Poi io lo chiamo un po' il risveglio, quando ti arriva questo risveglio fai, ah, ho capito adesso. Col 5 di denari là, o tu hai lasciato una persona, hai lasciato, hai abbandonato, hai paura di essere abbandonato, hai paura che qualcuno ti abbandona, o cosa fai? Probabilmente tenti a lasciare tu, senza comunicazione, senza esattamente, senza nessuna parte particolare. Contributo a parlare. Con la forza, cavaliere di bastoni e ragazzo di bastoni, tu mi dici che sei più che pronto che mai. C'è un risveglio qua che ti sta facendo capire mille cose, mille una cosa, che ti fa capire che sei veramente pronta a comunicare, sei motivato o motivata. Dopo di questo risveglio, c'è una situazione qua che ti rimette un po', che ti fa sì, shake, che ti. Come si dice, shake un pochettino, ti agita un pochettino, però sembra che questo è giusto da fare. Vediamo. Vediamo cosa succede. Dammi il risveglio. Il mio pesce, my lofting. Wow. Di nuovo il cavaliere di bastone, la giustizia e la regina di denari. Sotto il mazzo il 4 di bastoni, wow. Ma tu ti stai convincendo, è quello che vuoi adesso. Si può trattare di un matrimonio, di una convivenza, di una persona molto particolare che ti fa veramente felice o che vorrebbe avere qualcosa con te, o tu vorresti adesso questa situazione con questa persona. La metti estremamente sulla praticità, ma sei pronto anche a dare qualcosa che probabilmente non hai data prima di adesso, perché te lo dico perché c'è la giustizia. Cioè, come che dici, è giusto che adesso mi metto io e vedo come sta. Non dimentichiamo che tu e Vergine avete un casino di opposizioni in questo momento. Ma ecco, il risveglio. E questo sia tu e la Vergine avete questo risveglio. Che è giusto per imparare, sì, cominciare a imparare cosa volete dalla vita, perché abbiamo anche Nettuno nel tuo segno, perché Nettuno ti mette un pochettino là, qui e là come si dice, di fogness, di quando non ci vedi chiaro, nebbia davanti agli occhi. Tante volte sì, siamo un po' confusi di quella situazione, però adesso che Marte anche se n'è andato via dalla posizione nella opposizione tua, sei più tranquillo. Ti vedo più tranquillo, ti vedo più sereno o serena. È tipo un via, tipo ok, adesso ho capito, stai capendo tante cose e veramente la metti in pratica. Mi piace, devo dire, mi piace tantissimo. Dammi la forza. Ma questo è meraviglioso, quello che stai cominciando a voler creare per te. C'hai il re di coppe sotto il mazzo, perciò si parla veramente di una cosa che ti sta tanto a cuore. Ma tu dici la voglio, la chiarezza adesso la voglio, la prendo, sono chiara, sono chiaro, sono motivato. Tipo che tu qua mi dici non ho più paura di niente, di nessuno. Come tu ti vai a acciappare quello che è tuo e lo fai in una maniera molto chiara e mi piace tanto tanto.
Adesso arrivo i 5 di denari per il cavaliere di bastoni, 2 di denari e il cavaliere di coppe e il carro sotto il mazzo. Allora, e la torre sotto il mazzo. Stavi quasi per rischiare una situazione che stavi perdendo. E come che tu adesso stai capendo anche un po' le tue paure, a cosa ti portano? Tante volte queste paure a non intraprendere qualcosa di successo, perché tu dici: se io amo o io desidero quella situazione o quella persona, perché ho io quelle paure che mi stoppano, quelle indecisioni? Col cavaliere di bastoni qua nel centro, tu mi dici che sei pronto anche a capire dove è il tuo debole. Specialmente qua col carro è positivo, tanto positivo, perché cominci a capire dove tu vuoi cambiare per migliorare. Dammi il ragazzo di bastoni. È impressionante, impressionante. È vergine sotto il mazzo, che sarebbe l'eremita, e la morte, che sarebbe scorpione. Tu stai facendo. Allora, guarda, i tuoi compiti a casa sono tosti, sono veramente, o erano tosti sicuramente, io direi in agosto erano veramente molto tosti, specialmente che avevamo Venere in retrogrado, adesso è stata veramente tosta per noi tutti, individualmente, ci ha fatto capire tante cose, ma per te e la Vergine è stata più tosta perché ci avevate questa opposizione in dodicesima, in sesta casa. Tante cose da capire, e adesso finalmente state mettendo e capite quel punto per dire: adesso devo cambiare la situazione, devo cambiare perché io non voglio più abbandonare le mie emozioni, non voglio più dirmi bugie o farmi credere che quella cosa non mi appartiene, quella persona mi lascia, quella persona non è giusta. Se poi alla fine, con tante cose piccoline e comunicazione, specialmente Pesciolino, la comunicazione è primaria, è la prima cosa. Puoi avere tutto l'amore del mondo, puoi avere tutta la passione del mondo, ma se non c'è comunicazione non c'è rispetto. E se non c'è comunicazione c'è misunderstanding. Dilla, chiedi 2 o 3 volte cosa vorresti, cosa hai detto, cosa ti ho infranteso. Chiedi. La comunicazione per me è chiave in una coppia, ma anche in generale nella vita. Stai cominciando a capire che tante volte la tua comunicazione è stata capita male, o hai capito male quella persona o quella situazione. Ma io credo più era forse come una scusa, che avevi paura, allora tu l'hai cambiata, l'hai ricambiata finché volevi tu e volevi credere qualcosa che non era così come pensavi. Anche se è un po' dura adesso a dirlo, però io credo che può essere che mi stia confermando. Però qua vedo tanta, tanta positività di rimettere in gioco qualcosa o qualcuno che veramente ti sta a cuore, che tu vuoi adesso ottenere o riprendere. La giustizia per non so quante volte. Uno, no, 2 volte, allora avrò visto la giustizia sotto il mazzo. La giustizia, il 10 di coppe e il 4 di coppe. Vabbè, pesci, questa è di nuovo la ruota della fortuna, ce l'ho 2 volte. È impressionante. Guarda, sì, il 5 di denari sotto il mazzo. La paura di perdere tante volte ci frega proprio la vita. E adesso guarda, il karma, il destino, chiamalo come vuoi, ma anche che tu vuoi veramente adesso cambiare, una cosa impressionante. La comunicazione, anche abbiamo il Giove e Urano, abbiamo nella tua terza casa, come capisci, come parli, come comunichi, che sta cambiando un casino. Ma tu perché adesso veramente dici: io lo voglio, la voglio, e non, nessuno me la più me la porta più via. E specialmente non me la faccio portare io più via. Impressionante e bellissimo, veramente impressionante e bellissimo. Sono molto fiera di voi, pisciolini miei. Ci vediamo molto presto, la tua Luana, un caro saluto.